si fa a conciliare lo sport, l'attività fisica con lo studio di uno strumento musicale? Tantissimi di noi tendono a separare le cose e quindi o sei sportivo o sei un musicista e tanti bambini, tanti ragazzi fanno questa scelta ad un certo punto del loro percorso formativo e quindi scelgono tra lo sport e la musica. In passato la musica veniva vista come una formazione indispensabile in alcuni ambiti, soprattutto sociali. Ad esempio nel Rinascimento c'erano tantissimi maestri di coro e di orchestra, di liuto, che suonavano il virginale e altri strumenti dell'epoca che insegnavano canto, che erano anche maestri di danza e che quindi coltivavano il rapporto con la musica e con il corpo di pari passo. Questa cosa accade sempre più raramente perché siamo in una società iperspecializzata in cui capita poche volte che un direttore d'orchestra o un direttore di coro sia anche un bravo ballerino o un insegnante di danza. Volevo chiedere a voi, musicisti e sportivi, come riuscite a gestire queste due cose nella vostra vita, nella vostra quotidianità? Quello che dite può essere un validissimo spunto anche per altri musicisti, altri vostri soci, colleghi, compagni. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Adesso però non indugiamo oltre e andiamo dritti all'air squat. Abbiamo visto il burpee, il plank, questa volta aggiungiamo alla nostra lista di esercizi l'air squat, ovvero lo squat a corpo libero, esercizio che agisce soprattutto sugli arti inferiori, quindi glutei, cosce. È un esercizio che si può fare in una miriade di modi diversi, io ve ne propongo una. Il bello di questo esercizio è che, come gli altri, come quelli che vi ho proposto in precedenza, può essere fatto senza equipaggiamento e quindi lo inseriamo nel nostro allenamento. Per l'air squat, i piedi seguono l'ampiezza delle spalle e rimangono diritti. Quando scendo, la schiena deve mantenere la sua curvatura fisiologica, ok? Non devo fare questo movimento, devo mantenere la schiena il più possibile dritta e la sensazione che ho è come quella di dovermi sedere, ok, su una seggiola nell'andare giù, quindi attenzione a non fare una retroversione del bacino, lo sguardo rimane fisso in avanti, preparo i piedi, le ginocchia leggermente in fuori, ok, la muscolatura delle gambe attiva, braccia in avanti, sguardo in avanti e giù e su. Scendo, spingo con i palmi dei piedi, con tutta la superficie dei piedi e la punta delle dita, mi spingo in su. Le ginocchia non guardano mai verso il dentro, ma sono sempre un po' girate e guardano verso l'esterno, ok? Quindi attivo la muscolatura, stringo i glutei e solo una volta che ho preparato le gambe, allora scendo lentamente. Quindi. Vi invito a sottoporre questi esercizi a un professionista, l'invito che vi ho già fatto l'altra volta. Se un professionista vi ha dato l'ok e vi ha spiegato quali sono magari gli errori che state commettendo nell'eseguirli, allora avanti. No, non dovete per forza
finire in queste condizioni. Ciao ragazzi!